Approfitto quando sono in centro, faccio i video così, porto la bimba e vi parlo e vi racconto un po' qualche esperienza. Io ho vissuto, ho fatto diciamo, due traslochi, vivevo un appartamento di 40 metri quadri, poi uno di 75, poi alla fine ho comprato casa, quella dove vivo adesso, che è una casa indipendente di 140 metri quadri. I traslochi in Giappone sono una cosa molto particolare, di solito sono tutti quanti massima organizzati tra aprile, inizio dell'anno nuovo secondo l'anno fiscale giapponese, o settembre. Sono periodi dove la gente, non so per quale motivo, ma tutti quanti si decidono in quel periodo di fare queste, quindi i costi sono fuori di testa, raga. Veramente costa un casino fare un trasloco in quel periodo perché c'è tanta gente che richiede. Se ti sposti di un mesettino, mese, tutto scende, tutto costa poco. Nel primo trasloco, la prima volta, siamo riusciti a decidere un periodo più morto, e secondo non avevamo scelta perché ci siamo trovati a dover lasciare casa e il mese del trasloco era marzo, che era alto, tra marzo e aprile si spende di più. Poi dovete capire come viene fatto. Le foto che avete visto della protezione blu sono state messe in tutti quanti i corridoi, è stata messa a terra un'altra protezione per evitare che i mobili accidentalmente potevano danneggiare i muri. L'ascensore è stato fatto nello stesso modo, è stato completamente ricoperto da questi teli che loro si portano. Teli, diciamo, più plastica, spessa, per evitare urti. Gli elettrodomestici, quello che vedete, quel fagottino, è il mio forno microonde. È stato fatto la stessa cosa per la lavatrice, usano delle coperte speciali che imballano totalmente la lavatrice, così fanno per il frigorifero. E i mobili, tipo il tavolo, l'hanno smontato pezzi pezzi e l'hanno rimontato in casa. Hanno fatto la stessa cosa con il letto. Quindi quando uno paga il trasloco intero. Ce n'è che loro, ma io non so, in Italia non ho mai fatto un trasloco, non capace probabilmente che sia la stessa cosa. Voi mi dovete dire com'è la vostra esperienza con i traslochi in Italia o nella parte del mondo dove vivete. Quando in Giappone si paga l'intero servizio, ti prendono, ti portano tutta la roba, la smontano e la rimontano. Se c'hai da smaltire roba, se la vedono loro, quindi tu non devi pagare la tassa del recupero poi da parte dell'agenzia, diciamo, dell'azienda comunale che viene a prendersi il frigorifero, la lavatrice rotta o qualcosa che tu vuoi buttare, e ti paga l'extra. Loro dicono ok, ci dai a noi e noi la ricicliamo noi, ci pensiamo noi. A volte loro si occupano anche della vendita di mobili usati, perché che fanno? Queste aziende non fanno solo delivery, ma fanno a volte delivery comunque dei traslochi. Si occupano anche di svuotare proprio case anche abbandonate, case comunque vuote, e i mobili e alcuni elettrodomestici rimangono a loro, e a loro volta li rivendono di seconda mano. Quindi si occupa di questa cosa qua. A volte capite che portano un regalo, la gente viene a casa, vede la casa e valuta un prezzo. Si deve contrattare, non è che tu accetti il prezzo così come viene dato, lo devi contrattare. E cerchi di tirare un po', quella, c'è un gioco, tira e molla e poi si viene scelto il prezzo definitivo. Di solito la gente si presenta a casa con un pacco di tovaglioli o con mezzo chilo, un chilo di riso. Cioè un regalo per ringraziare della gentilezza. E se c'è tipo gli accordi, se c'hai da comprare, di cambiare un frigorifero, lo vuoi comprare nuovo, lo ti dicono guarda, ne trasloco, noi ti diamo il frigorifero, ci portiamo il vecchio e il prezzo viene tolto. Cioè ti fanno tutti quanti, provano a cercare di fare più soldi possibili. Io non mi sono trovato a Dio, raga. Vi dico una cosa, 13 piani, l'ultima casa, l'ultimo appartamento che avevo stavo al 13° piano. Hanno smontato tutto da là, caricato nel furgone e portato, io vivo leggermente fuori centro. Quindi gli è servito più di mezz'ora di guida, quindi porti e rimonti tutto quanto a casa mia. E nelle stanze, non è che mi ha lasciato tutto all'ingresso, ho detto poi so cavoli tuoi come fai, cioè il letto andava a piano di sopra, me l'hanno montato, e il divano andava a piano di sopra, me l'hanno montato, l'altro andava in cucina, me l'hanno montato. Non hanno lasciato tutto quello come è stato preso all'origine, è stato riportato all'origine. È stato fatto un check finale, un controllo. Se c'era un minimo graffio, il mobile che era stato graffiato me lo compravano nuovo. Quindi costa, non vi so dire perché i prezzi cambiano. Tokyo sicuramente è capace che un traslogo può arrivare anche a costare migliaia di euro solo in distanza, e manco tante distanze da una parte all'altra. Io quando ho fatto il primo trasloco ero più o meno nella stessa zona, quindi il prezzo è venuto basso, spesi intorno ai 600 euro, 700 euro,
Mi è costato 850 euro portare dal centro città alla periferia, ma periferia relativa, l'ho detto, io vivo non tanto fuori città proprio, col treno sono un paio di fermate, io non vivo fuorissimo, quindi. Però dipende anche dalla quantità della roba, dal peso della roba, dalla difficoltà nel trasporto, da quante persone servono poi a trasloco, e questo incide, quindi non si può calcolare un prezzo effettivo. Ma la cosa che colpisce è l'efficienza e come loro ci tengono a non distruggerti la roba, cioè non viene fatto, loro hanno un loro sistema e sono efficienti. L'una cosa che ti chiedo, ti portano le scatole loro, cioè non le scatole te le lasciano a casa e chiedono più o meno quante scatole ti servono, e ti chiedono di mettere la roba quelle nelle scatole e metterci la tipologia di quello che tu hai. Loro ti danno tutte le scatole, poi si riprendono tutti i cartoni, quindi non è che poi devi stare tu a cercare di smaltirle. Loro si riprendono, ti lasciano scotch e tutto per imballare i cartoni. Per me è straordinario. Ovviamente, ripeto, non è che io sto criticando l'Italia, io non ho mai fatto un trasloco in Italia. Quindi questo dipende da voi, dimmi come vi trovate in Italia, se vi siete trovati bene in Italia, in America, in Brasile, dove vivete, in Germania. E come è andato, come viene svolto da parte vostra, quanto costa fare un trasloco? È interessante anche scoprire queste realtà, sono sicuro che c'è una grande differenza tra Nord e Sud Italia, o tra America e Europa. Fatemi sapere nei commenti, va? Una bella giornata, ce la godiamo ancora prima che cominci il freddo vero, e forse arriverà anche una bella botta sotto Natale.